E adesso andiamo avanti con altro premio De Aebe a Savino Lo Smargiasso, premio Pinuccio Patruno, presidente del comitato Rievocazione e Palio Storico Madonna di Ripalta. Bene, il nostro poeta. E adesso vorrei anche chiamare sul palco Giusy Le Noci. Ah, stiamo attenti adesso, stiamo attenti. Allora, l'accompagno. Grazie. Anche Giusy Le Noci. Benvenuto. Un poeta conosciutissimo, un volto, un personaggio molto conosciuto a Canosa, Giusy Le Noci. Grazie per la tua presenza. Un applauso anche a Giusy, non l'ho sentito, eh? Prima che la nostra Giusy legga e reciti una poesia del nostro poeta Lo Smargiasso, voglio leggere, caro Savino, la tua menzione. Stai attento, eh? A Savino Lo Smargiasso, poeta, vena poetica inesauribile e immensa gioia di recitare, lo elevano a pura espressione dell'animo popolare e testimone della cultura in vernacolo. Io sono cresciuto, non molto in centimetri, ma sono cresciuto con te, grazie alle tue poesie. Grazie Savino, te lo ricordo, grazie. E ora do il microfono a Giusy Le Noci per interpretazione della poesia. L'asta per la Giusy. Non la fare arrabbiare Giusy, che cosa arrabbia Giusy? Angelica, per favore, che se si arrabbia diventa cattiva. Josh osse tra di sua let, potevni essere nuovi. La cristiana correva in andare red, pareva una causa nuova. Questa Madonna gli hanno strazia, e non stanca me di vederla. Se votano, se ficcano che tu è spazia, e tutto din quando è bella. Venne da Londena, apposta, da Milan, Torino, Roma e per dall'estero. Senza badare a quel che costa, se la vogliono vedere sta santa festa. Senza che quando canta il cor, della manina come dietro la faccia, non canta che ti strazi il cor. E va a capirsi, a sta processione, e non sa che manca il parere, che tutto il giorno che fece quando la gente, con il cor, su castigo, la passione, Salmo, non la potevo dare a meno un momento. Cristiana a destra e Cristiana a sinistra. Con sguardo mesto e l'occhio triste. Tanno ti ricordi pinza, ste morte Cristo. Giusy, bravissima. Hai letto benissimo. Una bellissima poesia del nostro poeta Savino Lo Smargiasso. Adesso il premio. Abbiamo il premio, la nostra dea può consegnare il premio al nostro premiante. Eccolo là, una bella foto per il nostro Savino Lo Smargiasso, 88 anni, 88 candeline. Perfetto, Savino, ce la fai a prendere una bella bottiglia delle cantine del nostro del vento e poi voglio consegnarti anche la missione che devi tenere con te. Ecco, un attimino, una parolina proprio veloce, un salutino veloce. Che devo dire? Grazie del premio che mi è stato dato, era quello che mi mancava, dopo tanti che ne ho avuti, è quello che mi mancava. Ma grazie. Chissà quanti ne mancano ancora, chissà quanti ne mancano ancora. Vediamo. Ma non credo che troverò l'altro meglio di questo. Savino Lo Smargiasso, grazie. Attenzione, attenzione. Grazie alle nostre idee. Bene. Avanti con altro premio De Aebe al maestro Mimmo Masotina. Mimmo Masotina, lo vogliamo qui. Premiano le ragazze del coro Anna Fioravante, Trisorio Maria e Colucci Rosa. Prego. Mimmo Masotina, la storia, penso al centro, certo. penso sia stato contento quando il nostro grandissimo Tito Magno Altomare ha ricordato, ecco queste sono le nostre, sono tre rappresentanti del coro, vero Mimmo? Ti chiamo Mimmo perché io ti conosco da una vita e penso
E penso, stavo dicendo, ti abbia fatto piacere ascoltare le parole del nostro grandissimo ospite Tito Maglio Altomare, che ha ricordato proprio il momento della Desolata. La ringrazio tanto. Una storia, una piccola, ma piccolissima, siamo leggermente in ritardo, però non tutti conoscono la vera storia di questo inno. Ecco, velocissimo. Io quando ho iniziato 47 anni fa, trovai 41 ragazze che cantavano. Adesso siamo arrivati a 356. Non è possibile poter andare avanti così, perché io non sono alto, sono piccoletto, però ho fiducia in quelle che imparano e poi danno quello che devono dare. Mimmo, la tua più grande emozione in tanti anni, quanti anni a proposito? Io ho 85 anni. Hai. Vorrei che questo lo ascoltasse anche il nostro dottor Altomare. Quanti anni hai condotto questo corso? Quanti anni? 47 anni adesso. Quest'anno è stato il 47esimo anno. E quanti ce ne saranno ancora? Lo speriamo, perché no, Mimmo. Mimmo, tu sei il personaggio più conosciuto nel momento più sentito da parte di noi cristiani, quello della Desolata, e quindi ti vogliamo per tantissimo tempo, va bene? È un appuntamento alla quale tu non puoi mancare, per noi e anche per i nostri ospiti che vengono da fuori a sentirti. Quest'anno ne ho visti tantissimi, ho visto anche il più grande avvocato di Bari, un certo avvocato Lovero, che era qui a Canosa. Stranamente ho sentito, perché aveva sentito parlare di te e del tuo inno, delle tue ragazze. Complimenti davvero, Mimmo Masotina! Premio meritato. Meritatissimo. Leggo anche la menzione per Cosimo Damiano Masotina, maestro. Impegno e dedizione per la musica. Una personalità palpitante in una sinfonia di fede e di servizio. Taciuta ma tanto efficace nella direzione del coro della Desolata. Mimmo Masotina. Complimenti. Anche. Sì, la foto, New Grand Angolo, dov'è? Perfetto. Benissimo. È la capoclasse, giusto? La capoclasse. Perfetto. Ha la bottiglia anche per te. E poi ci sarà il libro I Vecchi di Sabino Armagno per il nostro Mimmo Masotina. Grazie! Armagno! Ah, ecco. Premio premia il dottor Luciano Papagna della sala ricevimenti. Che purtroppo so che per impegni non c'è in sala. Quindi Sabino Armagno verrà premiato da Sabino Del Vento. Luciano Papagna non è potuto intervenire, non è potuto venire in tempo. E quindi Sabino Del Vento, della cantina sociale Del Vento. Intanto Sabino Armagno, io farei ancora un applauso per Sabino, che finalmente rivedo con il suo gioiello, con uno dei suoi gioielli. Si chiama questa bimba? Rebecca, che bel nome, si vergogna. Ecco, giusto? Sabino è arrivato, anche Sabino. Si parlava di donne, io ho portato il futuro. Perfetto, ma so che... È un'altra, ecco, io sapevo che i gioielli erano due, ne ha portato solo una. E io ringrazio Sabino di essere tornato qui vicino a me, perché forse non tutti sanno, ma io con Sabino, e intanto il nostro Sabino Del Vento lo premia, io con Sabino ho collaborato moltissimo quando eravamo giovani, è vero Sabino? Adesso siamo con i capelli bianchi, però a Canosa abbiamo regalato tanto. Tu ancora di più, e ringraziamo te per tutto quello che ci hai dato, per tutte le tue opere, per tutto quello che noi riusciamo ancora oggi a avere nella nostra libreria, perché io di te ho tutto e ti ringrazio per avermi... Non so se lo sapete, forse diciamo ai più giovani no, ma Sabino, vieni qua, ti devo leggere la menzione. Al nostro carissimo Sabino Armagno, genialità e versatilità per la poesia dialettale e non solo, che suscita forti emozioni e mantiene viva la cultura popolare, rappresentativa di tradizioni e valori umani inestimabili. Sabino Armagno! Grazie di cuore! Grazie Sabino. Ciao, anche, e io voglio che la consegni il nostro Sabino. No, Sabino, te ne puoi andare. Sabino, c'è anche la tua bottiglia della tua prestigiosa ditta. I Vecchi non te lo regalo, perché forse l'ha letto già il tuo libro, vero? Forse